La settimana in consiglio. Il Consiglio regionale ha approvato il 17 luglio la delibera per lo svolgimento del referendum sull'istituzione del comune di Mappano. Ha poi proseguito l'esame della modifica alla legge urbanistica e ha approvato 4 documenti per mantenere i tribunali minori del Piemonte. Il 19 luglio ha approvato il provvedimento per le case della salute in provincia di Asti e ha ampiamente dibattuto su vari ordini del giorno presentati dalle opposizioni. Assemblea della Conferenza dei Presidenti. Si è riunita a Perugia l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Molti argomenti all'ordine del giorno, da normativa alle partnership con il Consiglio d'Europa e con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Regionali Europee. Al centro della discussione c'è stata la Spending Review, licenziata dal Governo in discussione in Parlamento. Per la scuola materna di Medolla. 150.000 euro per contribuire alla costruzione della nuova scuola materna di Medolla in provincia di Modena. È il progetto che il Consiglio regionale del Piemonte, su proposta del Comitato di Solidarietà, ha approvato all'unanimità per investire i fondi raccolti a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Delegazione del Kurdistan iracheno. Dal 2011 il Consiglio regionale del Piemonte ha avviato una collaborazione con il Parlamento del Kurdistan iracheno con sede a Erbil. Il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo con il consigliere Luigi Curzio ha ricevuto a Palazzo Lascaris i rappresentanti della Fondazione Barzani, Ahmed Musa e Idris Berbihari. Studenti ONU a Palazzo Lascaris. Corsisti in Green Jobs dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL, sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido. La delegazione era composta da studenti che già lavorano nell'area ambientale, provenienti da Camerun, Costa Rica, Egitto, Germania, Kenya, India, Messico, Trinidad, Tobago e Turchia.